Buongiorno, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di A Casa in Forma Io Ci Provo, il programma di cucina targato 264. Partiamo subito perché vi voglio ringraziare per i tanti messaggi che ci sono arrivati sui nostri social. Grazie davvero, siete stati veramente, veramente tanti. Per questo io vi invito ancora a scriverci tutto ciò che volete, i vostri consigli, a taggarci con le storie, semplicissimo, pagina Facebook, pagina Instagram, Cusano Italia TV. Prima ancora però di cominciare, di scoprire e andare a scoprire quale sarà la ricetta di oggi, devo fare gli onori di casa, devo andare a salutare la regia. Buongiorno, chi abbiamo oggi? Buongiorno Manuel. Come stai? Bene Manuel, tu come stai? Allora, oggi sto bene. Ricetta golosa, guarda un po' se li riconosci. Certo che li riconosco. Dei biscotti super, super golosi. E ci faremo, che profumo, una ricettina davvero niente, niente male. Bene, questi li metto qui, speriamo di non già mangiati tu, insomma, vediamo un po' se durante la diretta riesco a lasciarli lì nella ciotola, perché appunto ci serviranno per una ricettina che prepareremo insieme a Mattia Misseri, food blogger che non vediamo da un po' di tempo, ma che oggi torna a farci compagnia. Una ricettina molto molto sfiziosa, un dolce perfetto, perché no, magari per una festa di compleanno. E allora, a proposito di compleanno, musica maestro, che entri pure la nostra bella torta, perché oggi devo fare gli auguri a Sabrina. Tanti auguri a Sabrina, che compie gli anni da Milano, bellissima città da cui manco da un bel po' di tempo. Cara Sabrina, un abbraccio, un caro saluto da tutta la redazione di A Casa in Forma Io Ci Provo. Divertiti, festeggiati e perché no, prova anche questa ricetta. Provala. Bene, allora, la regia l'abbiamo salutata, gli auguri l'abbiamo fatti. Che cosa manca, Daniele? Per darci un po' di carica, un po' di disegno. Bravo. Del giorno. Disegno del giorno. Ma che meraviglia, guardate questa casetta tutta illuminata, una casa tutta mansarda, io direi. Questa casa ce la manda Luca da Montelibretti in provincia di Roma, guardate che bel disegno. Una casina tutta blu con una bella porta, finestre. Quello che mi colpisce, guardate veramente, la parte alta, no? Nel tetto, questa mansarda. Luca, secondo me diventerai un architetto, ti faccio questo augurio, che è una professione bellissima. Grazie ancora a Luca, grazie a tutti voi per i disegni che ci mandate ogni giorno, ve lo ricordo, è semplicissimo, scattate una foto e la inviate alle nostre pagine social, a Facebook e Instagram, a Cusano Italia TV. Leslie, la nostra social media manager, che non è più sola, perché adesso ha anche un valido alleato al lavoro, perché voi siete tanti, ci scrivete in tanti e quindi qui dobbiamo raddoppiare le forze. Per cui grazie a voi e grazie a Leslie. Adesso però basta chiacchiere, perché è arrivato il momento di mettersi a cucinare, perché dobbiamo capire che cosa ci facciamo oggi con questi biscotti super golosi. Ce ne sono diverse, sono tantissime le ricette che vediamo sul web, torte di tutti i tipi, dessert di tutti i tipi, colazioni di tutti i tipi, merende di tutti i tipi. Oggi che cosa ci facciamo? Andiamo a chiedere a lei, la nostra ospite di oggi, Mattia Misseri, pronta in collegamento con noi. Mattia, buongiorno e bentornata, come stai? Buongiorno, grazie, io sto benissimo, felice di ritrovarti. È da un po' che non ci vediamo, dalle vacanze di Natale. Come stai? Bene, bene, un po' di allergia, ma diciamo bene. Perché è primavera, è normale. Che mi racconti? Novità? Niente, io vado sempre avanti con le mie ricette, con le mie preparazioni. Brava, intanto io ricordo che Mattia Misseri è una bravissima food blogger, la trovate su Instagram con il nome che ha anche qui ricamato su questo bellissimo grembiulino, Paniscritto, la sua pagina Instagram, dove ogni giorno condivide tantissime ricette. Ricette che vanno dal dolce al salato, ricette storiche, moderne, di tutto e di più. Come definiresti tu la tua cucina, Mattia?
Beh, diciamo che prevalentemente la mia cucina è tradizionale, quindi faccio i piatti della tradizione siciliana, però ogni tanto anch'io provo delle ricette o di altre regioni o comunque ricette più moderne, ecco, tradizionali. Certo, ti diverti chiaramente, chiaramente Sì, così. certo, è una bella passione che comunque ti porta via del tempo. E quindi questo tempo te lo devi trovare se vuoi preparare qualcosa. È vero, Cucinare per la tua famiglia e quindi magari un piatto arrangiato così. Lo devi curare anche nei minimi particolari per poi poterlo presentare nel profilo. E certo, perché poi lo ricordo, tu comunque sei una moglie, sei una mamma, Sì, ho due insomma. bambini piccoli, quindi. Bambini a parte, devo trovare anche poi il tempo, mi devo ritagliare questo tempo per portare avanti Ah sì, questa poi mia per passione. carità, ognuno, no? Giustamente ognuno ha i suoi impegni, al di là che siamo genitori o che non abbiamo figli, però giustamente questa è una bella passione, una passione che poi è diventata a tutti gli effetti un lavoro, per cui va curata anche lì nei minimi dettagli. Quello che io che voglio sottolineare, perché ne parlavo qualche giorno fa a pranzo con degli amici, era un pranzo di lavoro, stavamo organizzando le puntate con voi. E allora molte volte uno vede il food blogger di turno, no? Vede il cantante di turno, vede il conduttore di turno e pensa sempre che sia tutto un po' un gioco. Perché? Perché magari vedendo la televisione, vedendo sui social, sembra tutto così divertente, sembra tutto così semplice, sembra tutto così scontato e immediato. Vedete, dietro ogni professione, anche quella che può sembrare la più banale, e anche di poco conto, spesso vengono criticati anche tanto gli opinionisti del mondo del gossip. Ebbene, dietro ogni settore, anche quello che più apparentemente può sembrarci frivolo, c'è sempre tanto studio, c'è sempre tanta preparazione. Soprattutto nel mondo della cucina, forse negli ultimi anni i programmi di cucina, che sono stati tantissimi, eccone uno, ci hanno un po' distolto da questo. La passione è una cucina, la passione è gioco e divertimento sicuramente, però è anche sacrificio, no? È anche studio, bisogna stare lì, studiare le ricette, andare a fondo, selezionare gli ingredienti. A volte la ricetta riesce, altre volte non riesce, ma poi quando si ha a che fare con un profilo Instagram, con un profilo social, con un blog, c'è tutto un discorso di scrivere poi gli articoli in modo chiaro, fare le fotografie. Quindi c'è sempre tanto tanto studio, per cui è una cosa che va. Dietro, È esatto. vero. Non siamo dei casalinghi, delle casalinghe disperate che non abbiamo niente da fare e allora ci mettiamo così a cucinare. Ecco, appunto, dietro c'è anche tanto sacrificio, non sempre le ricette ti riescono. Molte volte preparo qualcosa, la ricetta non viene bene, non riesco a pubblicare e quindi magari passa una settimana senza che io aggiorni il mio profilo Instagram. E così. Certo. Soprattutto quando si provano delle ricette nuove che non sono delle ricette tue. Esatto, soprattutto quando non sono delle ricette tue, no? Si fanno delle prove e si va per tentativi. Ma veniamo oggi alla protagonista di oggi, questa ricetta con questi biscotti meravigliosi. Dimmi un po' che cosa hai scelto per noi, io un po' l'ho accennato, dimmi. Allora, sì, io ho scelto oggi di preparare una cheesecake con questi frollini, che sono gli Oreo Golden, dei frollini al gusto vaniglia. Solitamente sul web impazza la cheesecake o comunque i dolci con i frollini al cioccolato. Invece io ho voluto provare, infatti è la prima volta che faccio questa cheesecake con questo tipo di biscotti, che hanno un gusto molto delicato. Vedo che tu hai quelli al cioccolato. Esatto, allora vedete, anche per diversificare un po', no? Io ho i classici, questi qui che appunto tutti conosciamo al gusto cioccolato. Invece quelli che ha la nostra Mattia sono quelli alla, falli vedere pure, alla vaniglia, vedete che sono bianchi. Ci sono tantissime ricette, veramente il web impazza. Io l'ho voluto prendere al cioccolato proprio per fare anche una cosina
cucina poi diversa, però è bello anche sperimentare, anche bello provare e cambiare. Anche voi a casa, io lo sapete, a me quando rifate le ricette e poi ci taggate mi fa sempre molto molto piacere. Provate a fare questa ricetta, cambiatela, scambiate gli ingredienti, buttatele, cambiate le carte in tavola, rovesciate le tavole, perché la vita va fatta così. Ecco, vita e ricette. Mattia, allora, io direi, partiamo subito, vediamo di che cosa abbiamo bisogno per preparare questa ricetta, per cui chiedo alla regia di mandare la grafica. A casa, armatevi di carta e penna, oppure scattate una fotografia, fate quello che volete, perché vi stiamo per dare tutti gli ingredienti per questa cheesecake golden Oreo, ragazzi. Per la base di che cosa abbiamo bisogno? È una semplicissima cheesecake, come quella che prendiamo quando andiamo al ristorante. 200 g di biscotto Oreo, a netto della crema alla vaniglia, adesso capirete perché, 100 g di burro fuso, un cucchiaio di miele. Questa è la base, lo sapete ormai, no? Come si fa la base della cheesecake. La cheesecake è quella chiaramente fredda, perché poi c'è anche l'American cheesecake, quella tradizionale americana, che invece viene cotta. Non è finita qui, perché poi dopo aver preparato la base andiamo con la decorazione. La decorazione ci servirà 70 g di panna da montare, briciole di biscotti e biscotti Oreo interi quanto bastano. Questa, come sempre, è la ricetta della nostra ospite, ok? Questa... Ah, ecco, la farcitura, c'è la farcitura anche, giustamente, mancava qualcosa. Per la farcitura, 250 g di formaggio cremoso, 250 g di panna da montare, 2-3 cucchiai di zucchero a velo, dipende se la panna è già zuccherata o meno, crema ricavata dai biscotti Oreo della base, ecco perché prima dicevamo quella cosa, e poi 8-10 biscotti sbriciolati grossolanamente, va bene? Quindi abbiamo, togliamo pure la grafica, abbiamo la base fatta con i soli biscotti senza la parte della crema. Poi ci andiamo a divertire recuperando la cremina dei biscotti, mettendoci altro formaggio cremoso, mettendoci la panna per bene. E poi dopo andiamo a comporre questa buonissima cheesecake che oggi appunto faremo insieme. Daniele, tu ti sei preparato il caffè? Di la verità. Oh, dovete sapere che Daniele Ricciuto ogni tanto viene qua e si prepara il caffè. Noi abbiamo questo buonissimo caffè Ternana Cuore Umbro, però ha lasciato le tracce. Non sono stato io. Possinaccia a catte. Mattia, siamo pronti? Da dove cominciamo? Per iniziare. Vai. Allora Manuel, come hai detto tu prima, primo passaggio è appunto la base della nostra cheesecake. Cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere i biscotti, quindi lo farai anche tu, dividerli, sì. E andare a prelevare la crema che c'è all'interno, e la metteremo da parte, perché poi farà parte della farcitura della nostra cheesecake. Ok, quindi questa è un'operazione, vedete, che ci mettiamo là comodi. Con un coltellino e andiamo a dividere, andiamo a fare praticamente tutte quelle cose che facevo io quando ero piccolo e mi annoiavo. Dai, che divertente. Quindi guardate, si fa così, come sta facendo Mattia. Prendete un biscotto, eccolo qua, biscottino, ok? Dopodiché lo andiamo ad aprire a metà. Lo apriamo. E con il coltello abbiamo la crema che c'è all'interno. La crema? Veramente, perché poi ci servirà per la farcitura. E questa cremina la mettiamo da parte e si procede così. Senti, ma questa ricetta come l'hai pensata? Come l'hai scovata? Dimmi un po'. Ma guarda, l'ho scovata per caso su Pinterest, perché io ho molte ricette, me ne vado a cercare, ma questa mi è spuntata per caso, e siccome sul web appunto avevo visto sempre dei dolci fatti con gli Oreo originali, con questo biscotto al gusto cioccolato, e questa mi ha colpito perché era fatto con un biscotto diverso, dal gusto diverso, ecco, gusto vaniglia. Il gusto vaniglia, è chiaro, anche perché magari di cioccolato ne abbiamo mangiato già tanto, lo mangiamo spesso, no? È uno dei più gettonati il cioccolato, e allora uno che fa? Cambia anche un pochino gusto. Daniele, in regia. Eccomi. Tu preferisci gli Oreo al cioccolato o quelli alla vaniglia? Alla vaniglia. Ah sì? Sì. Ma dai, non avrei mai detto. Ti ho stupito? Sì. Avrei fatto più...
Da cacao. più da cacao, sì, più tradizionale. E voilà. Marvel, a che punto sei? Ma guarda, io diciamo che per oggi direi che me la posso anche prendere comoda, per cui tu vai tranquilla e non aspettarmi, perché oggi me la voglio prendere comoda, perché qui è una vita che andiamo tutti di corsa, corri di qua e corri di là, insomma, magari quando stiamo facendo il dolce all'oreo me la voglio prendere con calma. Cara Pensate Natalia. che ero portato il lavoro avanti. Esatto, tu devi portare pure il lavoro avanti, vai, vai, vai tranquilla. Cara Mattia, tu sei sposata? Io già avevo preparato, ho tolto la crenina dei biscotti e Hai fatto bene. ho preparato, diciamo, il restante. Hai fatto bene, hai fatto bene. Fammi vedere allora, va, vediamo un po', Mattia che si è portata avanti. Allora, Ci quella di sono i biscotti. biscotti organizzati. Ok. Sì, perché poi i biscotti andranno sicuramente. Come li hai fatti? Come li hai rotti? A mano oppure con il tritatutto? No, allora io l'ho fatto infatti con un robot da cucina, ma si può mettere anche in un sacchetto, in un sacchetto con la chiusura, questa qua richiudibile, con un mattarello, diciamo un metodo molto casalingo, e schiacciare con un mattarello i biscotti. Magari però non verranno polverizzati come messi in un robot da cucina. Devi perdere un po' più di tempo, ecco. Allora, io invece però mi stavo facendo gli affari tuoi, eh? Allora, volevo chiederti, tu da quanto tempo sei sposata? Ah, adesso sono quasi 17 anni. Quasi 17 anni. Vedi, e ti conosci con tuo marito da quanti anni? Da Da 22. 22, quindi giovanissimi. Tantissimo, sì. Brava, brava. E avete due Eravamo figli? grandi. Avete due figli, Mattia? Sì, abbiamo due bambini, una femminuccia e un maschietto, di quasi 15 e di 4 anni e mezzo. Ah, 15 e 4 anni e mezzo, vedi? Bene, bene. Che si chiamano, ricordamelo? Ginevra Edoardo. Ginevra e Edoardo. Bene. Chi è il più grande, il maschietto? Ginevra. Ginevra è la più grande, che scuola fa? Ginevra quasi 11. Dicevo, no, dico scusami, che scuola fa? Tranquilla. Ah, scusa, non avevo capito bene. Ginevra è in secondaria, mentre Edoardo va ancora all'asilo. Va ancora all'asilo, giustamente. Allora. Allora, Manuel, Dimmi. io sono preparata i miei biscotti, all'incirca 8-10 biscotti, che sono quelli che invece andrò a poi a sbriciolare in modo grossolano per metterlo nella farcitura. Va bene. Allora, Stai quindi. facendo quindi l'angolo della base, Sì. giusto? Allora, quindi siamo partiti, vedete, in maniera molto semplice da questi biscotti che tutti conosciamo, stanno spopolando sul web e piacciono molto. Che cosa stiamo facendo? Guardate, li stiamo semplicemente dividendo a metà e dopodiché che facciamo? Togliamo la cremina all'interno e la metto qui in una ciotolina. E il resto, la parte diciamo così della cialda, chiamiamola così, la metto da parte perché mi occorrerà per fare, mamma mia, mi sente un profumo che non vi dico, mi occorrerà per fare la base. Cara Mattia, torniamo a te che sei la protagonista. Vediamo un po'. Allora, tu ti sei già fatta, diciamo, ti sei già sbriciolato i biscotti, adesso come, che si fa, come si procede? Dimmi un po'. Allora, bisogna sciogliere il burro che poi lo andremo a mettere nei biscotti sbriciolati con un cucchiaio abbondante di miele. Ok, con un cucchiaio di miele, va bene, ok, allora procediamo pure. Ok, io già ho sciolto il mio burro. Sì, ok. Lo potete sciogliere a bagnomaria, io l'ho fatto a bagnomaria o comunque nel microonde. Bene, oppure insomma nel pentolino, come più preferiamo. Certo. Metterò il mio miele. Sì, un bel cucchiaio. Che Un bel miele è cucchiaio. quello? Dimmi. Sarà sicuramente un miele super selezionato, dimmi la verità.
Sì, diciamo che è un miele che produce un nostro amico che non fa lavoro ma fa l'agricoltore per passione e quindi diciamo che è un miele veramente buonissimo. Poi sui social ci dai i contatti del tuo amico, va bene? Ok. Che insomma, il miele buono è tutta un'altra cosa. Buono. Sì, ho mille fiori questo. Io intanto qua piano piano mi porto avanti, eh. Invece tu, Ok, vediamo un po'. Allora, dunque, il miele. il composto di biscotti Allora, ecco, con quindi hai messo tutto lì dentro nella ciotola, i biscotti. la ciotola, esatto. Mescolo per bene, anche perché il miele ha una consistenza diversa rispetto al burro. Quindi facciamolo ben amalgamare con il resto degli ingredienti. Ok, quindi vedete, miele, burro e biscotti tutti sbriciolati. Ok, io sono pronta. Vediamo un po' adesso che cosa si fa. Ah, ecco. Allora, la Allora, base che hai scelto è questa tortiera. servirà perché poi dopo per sformare la cheesecake vi verrà più facile e per non rovinarla anche lateralmente. Cosa hai messo? Qualcosa sotto? Una carta? Allora, io ho messo il burro, lo unto con il burro e poi ho messo un po' di carta forno l'ho attaccato in modo così che una volta poi sformata la posso prendere e trasferirla anche in un piatto o in qualcosa magari più carino e non lasciarlo nella teglia stessa. Ho capito, carina pure questa cosina che hai fatto, mi piace molto. Bene, bene. Vado a mettere il composto di biscotti e lo sistemo bene. Quindi io riassumo un pochino brevemente quello che abbiamo fatto con Mattia Misseri, qua, questo grembiule ogni tanto cade. Stiamo facendo una ricettina, una cheesecake. Lo sapete, la cheesecake è uno dei dolci più gettonati. Quando andiamo al supermercato, quando andiamo al ristorante e chiediamo il dolce, in genere ormai c'è il tiramisù, la panna cotta, crème caramel e cheesecake. Cheesecake che viene fatta in tutte le varianti. Sappiamo benissimo come si fa. Noi abbiamo già preparato anche l'American cheesecake, quella originale americana, che viene fatta in un altro modo, che viene cotta nel forno. Però questa è quella più veloce, quella più pratica, è quella che facciamo tutti quando già andiamo ai primi anni al liceo, no? Da portare a scuola, da condividere con i nostri compagni di scuola. Si sbriciolano dei biscotti, ci si mette il burro fuso e poi si va con formaggio cremoso, panna, si farcisce, si arricchisce con il cioccolato, con i frutti di bosco, con la crema al pistacchio, un po' in base a quello che abbiamo, ai nostri gusti, alle nostre preferenze, anche se ci va di provare ed sperimentare, oppure perché no, in base a quello che va di moda sui social, parliamoci chiaro, lo facciamo tutti. Oggi che cosa facciamo? Con Mattia Misseri siamo partiti da questo biscotto che piace molto, piace veramente tanto. Andiamo nelle gelaterie, andiamo nelle pasticcerie, nei siti più seguiti, più virali. Sui social ci sono sempre questi biscotti. Oggi Mattia ha scelto una variante di biscotto alla vaniglia, lo abbiamo separato, abbiamo preso la cialda, l'abbiamo ridotta in polvere, la cremina l'abbiamo messa da parte perché poi quella invece ci farà gioco per la farcitura. Una volta che avete sbriciolato i biscotti o in maniera casalinga mettendoli all'interno di un sacchetto e poi con un mattarello, magari se avete i bambini più piccoli vi divertite a fare questo, oppure tranquillamente come farò io ero un po' indeciso in realtà, volevo addirittura utilizzare questo proprio per fare una cosa ancora più diversa, perché tanto io farò una versione piccolina. Oppure, che dici? Troppo, Mattia? Se uso questo? Benissimo. No, se no trita tutto, però vabbè, giusto per fare, siccome tanto devo fare una cosa. Ma Daniele che mi dice? Trita tutto. Trita tutto, ecco. Era per fare una cosa diversa, ecco, per dare più possibilità. Quindi con la base tutta bella trucidata, no, non si dice così, con la base tutta fatta a pezzettini.
Bravissima, ci si mette il burro fuso che potete sciogliere a bagnomaria oppure al microonde, io lo farò con questo pentolino, ci mettete un cucchiaino bello abbondante di miele, poi in base alla quantità che andrete a realizzare, io ho scelto questo barattolino, tanto, perché se faccio quello grande, voi sapete che succede? Che se lo mangia tutto Daniele, e allora mi tocca stare attento qua. E fate la base. Adesso Mattia la sta già sistemando in questa teglia cerniera da 18 centimetri è il diametro. Sì, diciamo che questi ingredienti sono perfetti per una base, per una cheesecake, quindi in una teglia cerniera da 18 Ma quante persone centimetri. ci mangiano, persone che non siano Daniele? Come scusa? Quante persone ci mangiano con questa cheesecake da 18 centimetri? Vabbè, se dobbiamo fare delle belle porzioni, io direi un 5, 5-4. Ma sono delle porzioni belle abbondanti, quindi anche 6. Ok, poi dipende insomma sempre dall'appetito. Comunque, Dipende da quanto sei goloso, hai magro. capito? Ci siamo capiti? Allora, cara la mia Mattia, noi adesso dobbiamo preparare la farcitura. Esatto, io vado a mettere però questa, la base, in frigo. Brava. Quindi la lasciamo riposare, nel frattempo prepariamo la farcitura della nostra cheesecake. Vai, Magro. la mettiamo nel frigorifero così prende bene forma. Intanto che la sua base se ne sta buona buona nel freezer, in criosauna. Sapete che adesso c'è questo trattamento della criosauna, si pagano fior fiori di soldi per farsi mettere per pochi minuti dentro dei macchinari a non so quanti gradi, a meno gradi sotto lo zero. Si sa dove arriveremo. Vabbè, comunque, trattamento tipo che facciamo alla cheesecake. Mentre la cheesecake se ne sta, la base se ne sta nel frigorifero a prendere forma, a raffreddarsi, io qua mi organizzo col tritatutto. Noi ci vediamo tra pochissimi minuti, ce ne andiamo in pubblicità e poi torniamo con Mattia Misseri e finiamo questa buona cheesecake al gusto reo. A tra poco! Di nuovo bentornati in onda, eccoci qui, ci siamo lasciati pochi minuti fa in compagnia di Mattia Misseri con cui stiamo preparando una cheesecake al gusto reo. E allora, per chi si fosse collegato solo adesso, male, molto male, ma noi siamo buoni, siamo bravi e vi facciamo rivedere la grafica della ricetta. Da dove si parte? Si parte da questi biscotti buonissimi con la base, 200 grammi di biscotti Oreo a netto della crema alla vaniglia, perché li abbiamo divisi a metà e li abbiamo separati, 100 grammi di burro fuso, un cucchiaio di miele, poi farcitura, andiamo alla farcitura. Per quanto riguarda invece la farcitura, andiamo all'altra grafica per favore, la decorazione la vediamo dopo. Per la farcitura 250 g di formaggio cremoso, panna da montare, sempre 250 g, 2-3 cucchiai di zucchero a velo, se la panna non è zuccherata altrimenti non occorre. La cremina l'abbiamo ricavato dai biscotti e poi altri biscotti sbriciolati grossolanamente. La decorazione invece, lì la parte creativa per eccellenza, 70 grammi di panna da montare, briciole di biscotti e biscotti Oreo interi, insomma qua come più preferite. Che abbiamo fatto? Eccoli, questi sono i biscotti che tutti conosciamo, grandi e piccoli. E che si fa? Si fa così, con un coltellino, vedete? Si separa a metà, si separa a metà. Si mette la cremina in una ciotolina perché poi dopo ci andiamo a divertire bene. La cialda si mette di qua, ecco qua, ecco, e poi si va avanti. La cialda si mette in un tritatutto e poi dopo si mette in una ciotola con del miele e del burro fuso. Burro fuso a bagnomaria, in un pentolino o al microonde. Bene. Le quantità che ha dato Mattia sono quelle per una tortiera a cerniera con un diametro da 18 cm. Io invece, guardate, vedete, farò una monoporzione, così, un barattolone. Ecco, torniamo da Mattia. Mattia? Eccoti, Sì, Manuel, eccoti qua. Ti bellissima l'idea della monoporzione, infatti piace? volevo dare, ho messa come in questi barattoli, come hai scelto tu, anche in dei bicchieri particolari e preparare quindi la cheesecake lì, bellissima. Allora, io chiaramente metto poco burro adesso qua a fondere perché è una monoporzione, non ne metto troppo. Eccolo qui, lo faccio sciogliere su questo pentolino antiaderente. Dunque, tu hai già preparato la base, adesso che si fa, Mattia?
Allora, io ho messo il formaggio cremoso in una ciotola, andiamo a mettere 2-3 cucchiai di zucchero. Io ne metto di zucchero a velo, ne metterò due perché anche se la mia panna non è zuccherata, ricordiamo che poi in questa farcitura ci va la cremina dei biscotti, quindi renderà comunque la farcitura più dolce. Quindi ho messo 2 cucchiai abbondanti. Andiamo a mettere anche la nostra cremina ricavata dai biscotti. Schiacciamo fino a rendere un composto bello cremoso. Io comunque poi lo passerò con le fuste. Con le fruste Intanto anche, va bene. schiaccio. Bene. Quindi hai messo la cremina, il formaggio cremoso E lo zucchero a vela abbiamo messo. e lo zucchero a velo. Benissimo. Io intanto qua sciolgo il burro, piano piano. Lo faccio sciogliere con un pentolino. Si può fare anche con l'olio di cocco, volendo, se non volete utilizzare il burro. Io ce l'avevo, Buonissimo. però oggi mi va più di andare. Voglio fare col burro fuso. Perché l'olio di cocco è un pochino più light, no? Ma tanto voglio dire, con gli Oreo che vogliamo fare light oggi? Li famo un'altra volta. Passiamo a montare la panna. Adesso la panna da montare. Allora, per la panna da montare, in realtà anch'io mi sono organizzato. Ce l'ho anch'io così da montare con le fruste, però c'ho pure quella spray. Voglio andare con quella spray oggi per fare una versione, come dire, più pratica, più veloce. Tu la fai come Perfetto. si deve, io la faccio più smart, va bene? Ok, va Dai. benissimo. È un'altra versione, è la tua personalissima versione, quindi va benissimo. Ok, ognuno la sua. Allora, tu fai pure il tuo rumore, vai, dimmi. Ok, Ok, io faccio il mio rumore. intanto che tu fai rumore, io guardate, mi prendo tutti i biscotti e li vado a mettere qua all'interno di questo tritatutto. Questo strumento che io non conoscevo e che invece a quanto pare è indispensabile in cucina. Se non c'è il tritatutto oggi non vai da nessuna parte. Comunque, allora, questi me ne lascio qualcuno. Ecco, quindi me li lascio interi perché magari mi servono. Adesso lei fa rumore con le fruste elettriche, io faccio rumore col tritatutto. Pronti? Fermi. Sbaglio sempre, mi raccomando. Sapete quante volte non parte? Olè! Guardate, pochissimi minuti ed è venuta una polverina magica. Ma che meraviglia! Possiamo far partire un applauso qui volendo, Daniele? Non è che mi offendo. Scherzando. Grazie comunque. Che dici? Ci basta sta polverina o ne metto qualcun altro? Ma no, Metti, metti. ne metto altri due, guarda, ecco. Metto questo e questi qua. E poi secondo me ci siamo. Tanto dobbiamo fare una monoporzione, una porzioncina. Ecco, lo sapevo io. Ah, qual è l'errore che faccio sempre? Non rimetto questo. Olè, allora, fermi tutti, eh. Mattia, che punto sei tu? Sta ancora frullando la panna, va bene. Ecco, lasciamola pure frullare perché frullare la panna è un'operazione molto delicata. Io intanto faccio, che dici, faccio questa così col vetro si vede. Facciamo un po' di ordine in questa cucina. A casa in forma, in ordine io ci provo. Dunque, abbiamo detto, vediamo se ti ricordi, Daniele, la polvere dei biscotti, il Sì. E burro e... E il miele? il Il miele. miele, bravo, eh? Sembra... Quando andavo all'asilo io c'era questa maestra, la maestra Antonina, che ti diceva sempre così, che ne so, il papavero è di colore ro, e noi rosso! Con i bambini si fanno queste cose. Forse serve più burro, Manuel, ma vediamo un po'. Allora, burro fuso. Ha voglia. Serve più burro, lo facciamo subito, tanto ce l'abbiamo qua, è un attimo. Allora, riaccendiamo la piastra. Ecco qua. Olè. E mettiamo a questo punto tutto il burro a sciogliere. Ok, me ne
l'accendo, alzo un pochino. Quando ha finito, appena finisce, Mattia avvisami, eh. Ok, ma Daniele, metto un Va cucchiaio di bene. miele lì, perché chiaramente Mattia sta montando la panna, cosa che io ho scelto di non fare per fare una ricetta più veloce. Ecco qui, guardate, poi tutti i segreti per montare la panna sono ad esempio avere una ciotola bella fredda, Sì, ho messo le frutte nel le congelatore. fruste nel congelatore, La panna deve essere sempre da frigo, quindi si esce al momento. ok. Allora qua mischiamo. Per avere un risultato della panna ferma. Allora, Manuel, io vado a bollire adesso la panna al composto di formaggio, cremine e zucchero. Quindi vediamo, la panna l'hai messa il composto con cremina, formaggio e zucchero. Cremina, formaggio e lo zucchero. Qua, io qui sono pronto, guardate che bel terricciolo pure che mi è venuto qua. Mamma mia, che profumo, signori, un profumo pazzesco proprio oggi. Una ricettina niente male. Sarà una monoporzione che su web spopolerà. Bene, allora riposiamo questo che non ci serve più e torniamo alla ricettina. Dunque, mentre tu prepari bene il composto, io barattola alla mano, barattola alla mano e prendo qui tutto, lo vado a mettere questi biscotti che abbiamo sbriciolato col burro e con il miele, andiamo a creare la base della cheesecake, giusto Daniele? Giusto. Dico bene o dico sciocco? Mia nonna dice sempre. Allora, guardate che meraviglia, eh? Un profumo che non vi dico. Ecco qua. Questo è per te, Anna, vero? Come dici? Questo È per te, vero? è per me, per Daniele, via, Per vediamo un me, po'. per me. Per Daniele regia, diciamo. Ecco. Poi, adesso chiaramente questo qua se ne deve andare a riposare nel frigorifero, giusto? Certo, nel frattempo ti prepari la farcitta. Brava, io sapete che faccio questo bel barattolo qui, guardate che meraviglia, lo vado a mettere direttamente nel freezer, così accorcio un po' i tempi. Lo metto nel Bravissimo. freezer dove ho tutti gli avanzi delle puntate qua. Daniele, bisogna farla vedere. Qui c'ho tutti gli avanzi. Qui c'è il ragù che abbiamo preparato l'altro giorno. Poi lo scongeliamo, qualcosa ci facciamo. Adesso torniamo alla nostra ricetta. Perché noi dobbiamo qui fare adesso, prendo quest'altra ciotola, dobbiamo andare a creare il ripieno, il composto, la farcitura. Quindi, cremina dei biscotti Oreo. Poi, formaggio spalmabile. Non tutto. Poi, comincio ad amalgamare. Così. Aggiungi lo zucchero. Lo zucchero semolato o quello a velo? Quello a velo? Io ho preparato lo zucchero a velo, sì, così non lo Ok, c'hai senti. ragione. Metto lo zucchero a velo. Mettiamo un po' di zucchero a velo anche noi. Sì, mettine poco, visto che non sono fatto. Appena appena. Così, una spolveratina. Poi qua c'ho tutte le cose, gocce di cioccolato, volendo che potrei mettere. Li puoi mettere benissimo, però ricordati che insieme alla farcitura, questo composto, andremo a mettere dei biscotti Hai sbriciolati, ragione, quindi no. che ci sono nella ricetta, appunto sbriciolati grossolanamente, li metteremo in questa farcitura. E certo, quindi è meglio non caricare troppo. Sì. Che profumo. Adesso io avrei la panna da montare, però non voglio fare troppo rumore, non voglio fare troppa confusione, e allora mi sono organizzato con la panna spray. Eccola.
la panna spray che trovate tranquillamente al supermercato, la agitate così come sto facendo io e poi dopo, guardate, allora andiamo a mettere un pochina, basta, perché poi, voilà, mamma mia, ma che bontà questa panna, buona, buonissima, mi piace la panna. Fa un po' male, però certe volte se mangio troppa. Che non so io. Ecco qua e si mescola il tutto. Guardate così. Lo sto facendo l'altra una forchettina da dessert, non ho capito perché, però ormai è andata. E questa sarà la farcitura, ragazzi. Veloce, 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 veloce. Ok. Ma che meraviglia. Ok. Abbiamo messo tutto, no? Vero? I biscotti che andrò a mettere nella farcitura. Come li sbriciolati? Grossolanamente? Come? In maniera grossolana, vero? Sì, sì, li vado facendo con il coltello. Li schiaccio con il coltello, ecco. Guardate, io li faccio così con le mani invece. Se vuoi ti puoi conservare anche un po' di polvere della base e la vai a mescolare sempre nella farcitura. Ok. E ti volevo dire, li metto direttamente nella farcitura? Sì, 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 sì. Ok. Benissimo. Così, in maniera grossolana, mi danno un po' di sapore. Oppure una versione che io ho visto pure, mettere alla base, interi. Una volta che tu hai fatto la pasta con i biscotti sbriciolati, prendi gli Oreo interi e li vai a posizionare nella pasta della bottiglia. Carina pure come idea, mi piace. Si può sì, fare. E come ti piace, o scegli gli sbriciolati o li metti interi. Certo. Ok, allora, sbriciolati così e vado a mischiare, Ok. Bene. Che dici Daniele, ne metto un altro o mi fermo qua? Dopo sono troppi. Ma mettiamolo un altro. Ne mettiamo un altro, Allora, vai. Rompo pure questo qua. In maniera sempre grossolana. E se no ne mettiamo due e basta. Così. Questa è una ricetta proprio divertente, mi piace veramente. Rifatela a casa perché questa la potete veramente fare tutti. Ve la consiglio con tutto il cuore. Fatela e divertitevi. Vanno fatte queste ricette golose, buone, divertenti. Posso ringraziare anche tuo marito che sta curando la regia. Me lo ringrazi. Ringrazio pure lui. Che sta lì col telefono a vedere bene se funziona, se non funziona, le prove audio. Ma che ne sapete voi qua, prima che facciamo questo programma? Quante prove, quanta preparazione c'è dietro? Quante sinergie? Bene. Ok. Adesso. Se avete notato, scusa Manuel se ti interrompo, non c'è gelatina tra gli ingredienti, gelatina alimentare, perché questa cheesecake riposta un 3-4 ore in frigo per combattere l'impasto, quindi non ha bisogno di gelatina che appunto serve per unire e combattare. Ok, non ha bisogno, va bene. Non ha bisogno. Io vado a mettere i miei biscotti. Sì, ok, giustamente. Nella farcitura e chiaramente vai ad amalgamare il tutto. Ok. Comunque diciamo che una monoporzione con una confezione di biscotti più o meno vi basta, se fate quella che ho fatto io. Ok, dunque. Intanto che per la mia ho utilizzato due tubi di biscotti. È una confezione da 175 circa. Ok, ho capito. Una confezione, sì. E si amalgama così per bene con la spatola. Sì. Benissimo. La prepari spesso questa ricetta? No, guarda, questa qua con gli Oreo Golden è veramente la prima volta che la preparo. È proprio la primissima volta. E si va ad amalgamare così per bene. Più o meno quanto dovrebbe riposare la base della cheesecake? Allora, 3-4 ore, Manuel. Va bene, ok. Benissimo.
Quindi formaggio spalmabile, panna, zucchero a velo, biscotti sbriciolati e si amalgama così per bene e si crea questo composto. Ecco, non so se lo vedete Sì, bene. bene, 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 bene. Ok, questa è Vado pronta? a prendere io, sì, la mia tortiera e quindi inizio a mettere E la la farcita. componiamo. Allora, intanto che tu vai a prendere la tua tortiera per comporre finalmente questa bella cheesecake, lo sapete, ogni tanto in cucina combiniamo dei disastri, bruciamo pranzi, bruciamo cene, ricette che riescono, ricette che non riescono, e allora se vi si brucia qualcosa, non ve la prendete, rideteci sopra, scattate una foto e partecipate alla nostra rubrica Cucinare Male. E voilà, allora Daniele, secondo te che cos'è? Vediamo, ti voglio mettere alla prova. Secondo me, boh, una zuppa. Esatto, doveva essere più o meno una zuppa. Chiaramente, chiaramente qualcosa non è andato bene, non è andato per nulla bene. E questo è il risultato finale di una zuppa non riuscita. L'autore chiaramente non si firma, ma io lo ringrazio per averci mandato questa foto. Bene, torniamo dalla nostra Mattia. Mattia, eccoti qui. Allora, la base l'hai presa, si versa tutto il Prendo composto. la bella bombata intuita e vado a mettere adesso la farcitura e quindi sistemarla bene sulla mia tortiera. Si completa così, vedete? Si schiaccia per bene con un Si schiaccia cucchiaio. bene. Ok, allora vediamo la mia a che punto sta. Ah, ecco, anche la mia ci siamo, si è fermata, quindi la posso prendere anch'io e la vado a farcire anch'io. Allora, eccola qua. Vado anch'io. Apriamo. Mettiamo il nostro composto dentro qua. Aspettate che voglio prendere la spatola che mi piace di più, la Marisa. Eccola qua. Ce l'abbiamo. La utilizziamo, no? Allora, guardate come faccio, Facciamo vedere, Daniele. La forchetta non ci serve più. Ecco qua, guardate che bontà. Che bellezza. Buttiamo tutto dentro. Guardate qua, guardate qua. Olè. Guardate. Olè. E si mette così all'interno. Ok. Una volta che abbiamo versato il composto, che si fa? Una volta che hai messo il composto, poi puoi scegliere di ricoprire la base, visto che tu hai utilizzato gli Oreo, diciamo original, gusto cioccolato. Io metterei i biscotti sbriciolati sopra, o grossolanamente, o polverizzati. Anche delle scaglie di cioccolato ci starebbero benissimo. Ok. Va Oppure bene. un'idea carina è mettere anche una fragola per decorazione. Anche. Allora, guardate, facciamo così, va. Il cioccolato ci sta benissimo. Diciamo che li divido a metà, faccio come delle puntine qua e li metto così, va. Ne metto qualcuno intorno, così grandino. Ecco, faccio così. Così, poi ne metto uno intero al centro, proprio per far capire che è un Oreo. Tutto me lo mangio e ne metto uno così al centro. Voilà. E questo è, vedete? È la cheesecake Oreo che adesso richiudo e vado a mettere. La finisco qua così io, che dici? Ci metto altro, Mattia? No, secondo me va benissimo Va così. benissimo Poi se così. ti piacciono le scaglie di cioccolato puoi mettere Ok, anche le scaglie. La metto nel frigorifero e la lascio prendere per bene. Tu invece come la decorerai? Allora, io la decorerò sempre con i biscotti in parte polverizzati, in parte sbriciolati finemente,
alla base, Ok, vai. ciuffetti di panna distribuiti uniformemente, e poi metterò anche dei biscotti Oreo spezzettati, tagliati a metà, e quindi o sistemati sopra i ciuffetti di panna o vediamo lateralmente, ma deve stare comunque a riposare 3-4 ore Ok, tipo. allora io direi, facciamo così. Ci fermiamo qui, dopodiché noi questa torta finita, se tu sei d'accordo, ce l'andiamo a sbirciare sui tuoi social. Che ne pensi? Certo, sicuramente troverete la ricetta completa con il procedimento e poi la presentazione come il mio solito fare. E allora, ricordiamo ancora una volta la tua bellissima pagina Instagram, dove andremo a vedere, eccola qua, Pane e Schitto, la pagina Instagram della nostra Mattia Misseri, dove troverete chiaramente la ricetta di oggi, poi tutta bella, bella decorata, ma tanto abbiamo capito, no? Poi sulla decorazione ognuno ci mette il suo, ognuno si sbizzarrisce come vuole, scaglie di cioccolato, biscotti sbriciolati, più grandi, più piccoli, una fogliettina di menta. Daniele, che ci metteresti tu? Io la farei col pistacchio. Tu la faresti addirittura col pistacchio, vedete? Ognuno ci mette del suo. Cara Mattia, non ci vedevamo da un po', mi ha fatto molto piacere rivederti. Complimenti per questa ricetta super originale che hai pensato per noi in esclusiva di Cusano Italia TV. In bocca al lupo. Grazie Emanuele, grazie per l'invito, grazie per l'ospitalità. Quando vuoi sei la benvenuta. Se poi con la tua bella famiglia capiti a Roma, ti aspettiamo anche per cucinare in studio, va bene? Se venite a farvi una vacanza a Roma. Prego, Grazie, grazie per l'invito, Manuel. se noi capitiamo in Sicilia, veniamo a casa tua, ti facciamo cucinare per una settimana invece. Brava, grande Mattia, dai, ci aggiorniamo, ci sentiamo presto. Ciao Mattia! Grazie, grazie, grazie. Seguitela perché su Instagram è bravissima, fa queste ricette pazzesche. Daniele, questa ricetta un voto? 9. 9 lode, direi. Bella, vero? Sì. Poi facile, divertente, davvero che possiamo fare tutti. Adesso questi biscotti qua, sapete che fine faranno? Appunto. Daniele, te li lascio qua. Io vi ringrazio come sempre per averci scelto anche oggi. La linea adesso va al TG del direttore, che saluto. Gianluca Fabi, direttore, ma lei quando viene qua a cucinare? Aspettiamo, che pure il direttore è bravo a cucinare, mi dicono. Noi ci vediamo come sempre, quando volete, se volete, da lunedì al venerdì, ore 11:30. Minuto più, minuto meno, ma sempre qui, sempre sul 2, 6, 4. Ciao, ciao!